Vai. Ecco a voi il medico Max, vi presenterà un salto stratosferico. Via! Buonasera telespettatori, e eccolo qui, il salto si chiama Zinder Flip. E ora spiegheremo come si fa. Questo pomeriggio bellissimo, una bella giornata di sole, il Zinder Flip si fa in questo modo. Io vi dirò solamente come si fa e poi marcio i particolari. L'inizio in questo modo è come il monkey. Perché ti dai la spinta in avanti e poi tocchi l'albero e ti dai la spinta all'indietro. E tutto il salto, compresa la capriola che fai in aria, è molto simile al monte. Ora inizia il salto! Allora ragazzi, come vi ha detto Allegra, è praticamente come un monkey. Calcio col piede in alto per spingermi e darmi la rotazione tutta indietro, ok? E è molto legato anche al palm flip, ovviamente, perché è come un palm flip solo a una mano, ma anche al wall spin, perché il wall spin è lo stesso principio di spinta in alto, mano, giro e roto, così, ok? Quindi è praticamente come fare un wall spin solo con una mano. Io parto, spingo tutto in alto, lascio una mano qui e provate a fare un wall spin solo con una mano. Dovrebbe venire più o meno questo. Per avere il giusto momento dovete spingere bene in alto con la mano. La mano vi deve spingere proprio in movimento contrario, perché dando questo movimento contrario permettete al vostro corpo di girare nella rotazione opposta, quindi di andare indietro così, ok? Quindi ginger flip, ricapitolando: prendo, scalcio in alto, chiudo e reggo. Iscrivetevi al canale di Marco e lasciate una mail. Anche una mail, vai, ci sta una mail.